Tutto pronto per la quinta corsa dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono in pista. 3 anni Maiden al via. 1 Baldur Manuele Mattini, 2 Belgnaro Lucy Davide Nuti, 3 Blue River Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 4 Bering dei Greppi Antonio Greppi, 6 Baia del Sol VGL Andrea Bigliardi, in seconda fila 7 Bramante Marco Volpato, 8 Black Fire Horse Manuel Pistone, 9 Boom Boom Jet Paolo Leoni, 10 Boa Vista Pax Antonio Di Nardo. Problemi per Baia del Sol VGL, figlia di Letuché, molto molto nervosa, che prova ora a prendere il trotto al volo. Si parte con la velocità da parte di Blue River e di Bering dei Greppi, che si stagliano in lotta nei confronti di Boa Vista Pax, partita fortissimo dalla seconda fila. Mentre sbaglia Bering dei Greppi, lascia il comando Blue River, con all'esterno Boa Vista Pax che può andare a sfilare al comando, mentre sbaglia anche Baia del Sol VGL, così come Bramante. Numero 6, Baia del Sol VGL, squalificato. Primi 200 metri da parte di Boa Vista Pax in 15.4, Antonio Di Nardo che ha colto partenza favolosa dal 10 ed è al comando dopo 250, i primi 400 in 29.9. In vantaggio Boa Vista Pax nei confronti di Blue River, quindi Belgnaro Lucy, ancora Baldur a precedere Black Fire Horse, poi Boom Boom Jet. 600 passetti in 46 e spiccioli. Passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Boa Vista Pax nei confronti di Blue River, mentre sposta all'esterno Belgnaro Lucy, che tatticamente se la dovrà sudare tutta, 1-2-1 per la metà gara. Boa Vista Pax in vantaggio, Belgnaro Lucy all'esterno, Blue River lungo la corda, poi Black Fire Horse e Baldur in pariglia. Cala sensibilmente ora Blue River, lasciando posto alla corda a Belgnaro Lucy, mentre ha sbagliato Black Fire Horse, che lascia in quarta posizione Baldur. Lungo la dritta opposta alle tribune prova ad allungare Boa Vista Pax, Belgnaro Lucy che si tiene lì attaccato alla sua scia, ma Boa Vista sembra andare ancora comoda, 14.8 dritta di là, 29.7 questi 400 metri, Boa Vista Pax in vantaggio, Belgnaro Lucy che prova a ricaricare le pile per poi spostare all'esterno in retta arrivo, l'ultima curva da parte di Boa Vista Pax passata in 14.8, Boa Vista che entra in retta arrivo in vantaggio, guadagna 2 nei confronti di Belgnaro Lucy, ne guadagna anche 3, Boa Vista Pax sbaglia Belgnaro Lucy che lascia così al secondo Baldur, per il terzo Boom Boom Jet avanti a Blue River. Boa Vista Pax, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori della signora Anca Lavinia Popitio, la vittoria della 3 anni da Iglesias, che grazie a partenza perfetta presa dalla seconda fila da Antonio Di Nardo è sfilata al comando e a quel punto non ha più avuto alcun problema a respingere le offensive seppur timide di Belgnaro Lucy, che in arrivo si è anche aperto di galoppo lasciando così al secondo posto ma in maniera netta Baldur a precedere Boom Boom Jet per un arrivo che recita, mentre ha sbagliato sul palo anche Baldur. In presa diretta non me ne ero accorto, bisognerà ovviamente andare allora dalla giuria perché c'è stato l'errore di Baldur e allora forse seconda è Boom Boom Jet. Aspettiamo ovviamente il verdetto della giuria, quel che è certo però è il successo di Boa Vista Pax, Antonio Di Nardo.